Siamo con Pierluigi Giannini, medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia ed in patologia della riproduzione umana. Dal 1988 il dottor Giannini si occupa di sterilità di coppia e delle varie tecniche PMA, procreazione medicalmente assistita di primo e secondo livello e diagnosi genetica preimpianto. Dottor Giannini, quando si può dire che una paziente è sterile? Sterile è brutta come parola, diciamo infertile, oggi noi siamo infertili perché per fortuna nella maggioranza dei casi riusciamo a superare questa patologia, tra virgolette. Normalmente si consiglia di rivolgersi a uno specialista dopo un anno di rapporti liberi, però in realtà questo è vero per una paziente sotto i 35 anni. Al di sopra dei 35 anni si consiglia di recarsi entro 6 mesi, proprio perché l'età della donna è fondamentale per ottenere l'obiettivo finale che è la gravidanza. In valori percentuali, quante sono le donne che oggi non possono avere figli? Infatti, Allora, intanto anche qui io parlerei di coppia, perché non è sempre solo la donna, no? Ci ecco. abbiamo il discorso della coppia. Generalmente abbiamo circa il 15-20% di infertilità, che è un dato omogeneo nei paesi industrializzati. E gli uomini? Gli uomini, in base ai dati che noi abbiamo dell'istituto, abbiamo come causa principale maschile circa il 20%, ma fra causa maschile e causa femminile insieme raggiungono quasi il 40% dei casi di infertilità. La prima causa qual è? L'età, patologie non riscontrate o stile di vita? L'età, sicuramente. Poi le cause per cui non si hanno figli possono essere diverse, come ripeto, può essere, e calcola che soltanto il 15-20% abbiamo una striscia di causa, che magari da tutti i nostri accertamenti non riusciamo a sapere quale sia il problema. Ma l'età è fondamentale per dirci e sapere quanto possibilità ha quella coppia di andare in gravidanza. Il primo passo da compiere? Il primo passo da compiere è andare da un medico che in 2 o 3 mesi già può ottenere un quadro della situazione, perché per esempio la prima cosa da fare è l'esame del liquido seminale, perché è la cosa meno invasiva, e là già sappiamo dal numero, la motorità, la morfologia, se questo liquido possa ottenere una gravidanza spontanea o deve subito rivolgersi a uno specialista di secondo livello. E poi si passa alla donna per l'esame delle tube, per vedere se sono aperte o no, dosaggio ormonale e la riserva ovarica. In un paio di mesi noi possiamo avere un quadro preciso e fare quello che consiglio sempre io alla coppia, un programma per poter ottenere questa gravidanza. Quante e quali sono le tecniche di gravidanza assistita? Le gravidanze sono di 3 livelli. Il primo livello è quello più semplice, che però prevede appunto un liquido che sia nella norma o leggermente alterato, e per quanto riguarda la donna, la pervietà tubarica. Si chiama inseminazione intrauterina, è molto semplice. E si tratta di controllare il liquido, di selezionarlo e metterlo dentro l'utero. Come tutte le tecniche, però, questo non è detto che lo fai una volta e ci riesci, quindi la legge italiana, ma anche la letteratura mondiale, consiglia dei 3 ai 6 cicli. Il secondo livello, invece, è per quelle persone che già sappiamo che hanno dei problemi maschili gravi o femminili o la sterilità se ne causa. Questo è più complicato, prevede un numero maggiore di follicoli, una stimolazione, la fertilizzazione all'esterno e poi il reinserimento di questi embrioni. Su questi embrioni a volte, o perché sappiamo già che la coppia è portatrice di qualche anomalia, o perché la coppia ci richiede di sapere qual è lo stato di salute dell'embrione, possiamo fare la diagnosi preimpianto, quindi sapere se questi embrioni sono sani o no e quindi trasferire direttamente quelli sani, quindi esenti da patologie. Poi c'è il terzo livello che riguarda solo l'uomo praticamente, quando abbiamo pochissimi spermatozoi o non lo abbiamo, e in questo caso dobbiamo per prima cosa fare una biopsia testicolare e vedere se ci sono spermatozoi. Dottore, quanto dura un percorso del genere e con quali speranze di successo? Al percorso diagnostico, come abbiamo detto prima, in 2 o 3 mesi siamo in grado di avere un quadro completo. Il percorso, diciamo, terapeutico, fra virgolette, calcolo sfruttiamo il ciclo della paziente. Dopodiché, se siamo fortunati, dura un mese, se non siamo fortunati, può durare di più. Come ho detto, in teoria dobbiamo dare una chance di 3-6 volte di tentativi per ciascuna tecnica. La percentuale di successo è questo in cui
per la maggior parte dei casi è molto importante la data della donna. Quando io parlo con le coppie e dico che sotto i 35 anni, sul ciclo spontaneo, cioè naturale, come siamo nati tutti quanti noi, la percentuale sotto i 35 anni è il 20%, tutti quanti rimangono stupiti. Perché ovviamente quel 20%, se io me lo gioco con i rapporti, non ci faccio neanche caso, può essere anche piacevole, no? Quando tu lo investi su qualcosa di più, è ovviamente molto più pesante per la coppia. Ma dopo 35 anni questo 20% diminuisce, quindi in maniera importante dopo i 40 anni. Le tecniche che usiamo noi non possono superare il problema età della donna, noi possiamo superare il problema meccanico delle tube, quindi i percentuali sono sempre quelle. Una curiosità, oltre alla coppia classica, chi si rivolge a lei? Oltre alla coppia, ultimamente noi abbiamo anche delle richieste dei single, per esempio. Questa è una delle donne che per tanto tempo forse hanno sperato di trovare il partner giusto, non hanno trovato, e quindi decidono poi di fare questo percorso da sole. Questo è uno dei limiti della legge italiana. Noi possiamo ormai, e questa è una cosa importante dire, perché noi abbiamo una legge 40 in cui è stata praticamente proibito quasi tutto quanto, l'eterologa, il congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto, che ancora esiste oggi. Però abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ci dice che possiamo fare gli embrioni congelati, la diagnosi sull'embrione e l'eterologa. Ma l'unica cosa che in Italia è impedito è avere una gravidanza con queste tecniche in single, in coppie dello stesso sesso e ovviamente fare l'utero in affitto. Senta, dottore, quanto è importante la scelta della struttura presso la quale effettuare questo percorso? Allora, io che sono un medico, un ginecologo, non mi vergogno di dire che è importante il laboratorio della struttura. Ormai, come tutta la tecnologia, il laboratorio di biologia diventa il cuore principale pulsante di un laboratorio. Quindi, come ginecologo, sono più bravo a scegliere il biologo bravo e scegliere la tecnologia migliore. Per questo è importante andare in un centro in cui il livello sia molto alto sia di professionalità dei biologi sia di tecnologia. Qual è la soluzione attuale o futura per evitare che la donna arrivi in età avanzata a desiderare un figlio con il forte rischio di un insuccesso? Questo è un argomento un po' delicato, perché oggi la soluzione di oggi potrebbe essere l'ovodonazione. Però io credo che non sia il futuro questo. Il futuro potrebbe essere quello che noi chiamiamo social freezing, che però paradossalmente lo Stato italiano è quello meno tutelato. Facciamo esempio, oggi la legge italiana prevede anche nelle strutture pubbliche l'ovodonazione, ma se una ragazza di 34-35 anni che ha problemi di carriera o di partner o per scelta vuole conservare i suoi ovociti, deve pagarsi tutto, anche le medicine. E questo, secondo me, noi dobbiamo molto lavorare anche con voi su cambiare il significato del social. Il social fino ad oggi è visto come un fattore egoistico, cioè io non posso, non voglio, voglio che era, quindi lo farò un domani. Io invece il social, secondo me, perché molti di quei pazienti saranno quelli un domani faranno l'ovodonazione. Invece se avranno avuto la possibilità di congelare i propri ovociti, avranno delle chance di avere una gravidanza loro, perché l'ovociti si rifà al momento in cui hanno congelato, quindi le potenzialità della gravidanza è a 33, 34, 35 anni. Quindi, per sintetizzare, una ragazza previdente che insomma guarda con uno sguardo al futuro può congelare i suoi ovuli nel momento in cui è assolutamente fertile, nel pieno della sua giovinezza, e poi condurre diciamo tranquillamente la sua vita. A un certo punto, dopo 10-15 anni, quando magari non è più tanto fertile, decidere di scongelare i suoi ovuli per mettere al mondo un figlio. È corretto? Corretto, e dobbiamo aiutare i pazienti a capire l'importanza di questo, perché l'età della donna è fondamentale. Allora, intanto grazie per Luigi Giannini. Con il dottor Giannini ci ritroveremo nelle prossime puntate per approfondire gli argomenti che oggi abbiamo soltanto sfiorato, per parlare quindi di gravidanza assistita, di tutte le tecniche per affrontare una gravidanza, diciamo così, difficile. Grazie intanto a tutti voi, ci ritroviamo su Woman Times. A presto.